Un saluto agli amici, ai lettori e ai telespettatori di Lettere Meridiane che vi ricordo è la trasposizione televisiva dell'omonimo blog. Oggi parleremo di un tema particolarmente caro a Lettere Meridiane e di conseguenza anche ad amici, lettori e telespettatori, il tema della memoria. Non mi stancherò mai di dire che la memoria è importante, che non riguarda soltanto il passato. La memoria è soprattutto presente e futuro, perché sapere chi siamo stati, sapere da dove veniamo, ci rende più facile vivere il presente, comprendere i problemi del presente e cercare di costruire il futuro. Lo abbiamo detto già tante volte, per molte ragioni, Foggia, la Capitanata, sono territori in cui la memoria fa fatica a essere custodita e ad essere valorizzata. Ma le cose stanno cambiando. Ecco, quello che vorrei venisse fuori da questo nostro appuntamento di oggi è proprio questo. La memoria non è una cosa statica, può essere rinvigorita, può essere rilanciata, possiamo scoprire ancora oggi pezzi di passato importanti. Pensiamo un po', per esempio, all'archeologia, no? Che scavando sottoterra, riportando dal sottosuolo alla luce reperti dell'antichità, ci dice tante cose del nostro passato, remoto. Questo è vero anche per il passato più prossimo a noi, del quale parleremo oggi. Per il passato, diciamo che data soltanto alcuni decenni fa. Possiamo, continuare ad analizzarlo, ad investigarlo, possiamo continuare ad avere dal passato quindi, nuova luce e nuove conoscenze che rafforzano il nostro, senso del presente. In una parola, rafforzano la nostra identità. Scusatemi questo lungo preambolo, ma credo che sia necessario per sottolineare l'importanza di due eventi, guarda caso, concomitanti. Sono entrambi in programma per domenica prossima, domenica 12 maggio, per il pomeriggio di domenica prossima. Il primo riguarda un obiettivo, un appuntamento lungamente atteso ed è l'inaugurazione del Museo della Memoria del 1943. Basta questa data, basta questo numero a far comprendere di cosa si tratta. È il museo che si prefigge di tutelare la memoria della pagina più drammatica che la città di Foggia ha vissuto durante tutta la sua storia. I bombardamenti di quella tragica estate che rasero al suolo quasi tutta la città e provocarono migliaia di vittime. Per strano che possa sembrare, quella memoria è andata dispersa, strano. Strano fino a un certo punto, perché dobbiamo immaginarci i nostri genitori, i nostri nonni, intenti alla ricostruzione, preferivano non ricordare per proiettare il loro sguardo in avanti e tentare di sanare quelle ferite, per cancellare quelle macerie. Però è importante anche ricordare, dopo è importante ricordare. Gli amici del comitato per il monumento ai caduti dei bombardamenti del 1943 hanno caparbiamente e tenacemente portato avanti questo obiettivo, amici guidati da Alberto Mangano, coadiuvati da studiosi come Tommaso Palermo e Salvatore Agostino Aiezza. È un primo obiettivo quello del museo, perché come recita il loro nome che svela anche la loro mission, il vero obiettivo è quello di riuscire a fare un monumento che ricordi questi nostri concittadini caduti vittime delle bombe alleate. Per il momento abbiamo questo museo
che è stato ubicato grazie ai locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale nel pronao della villa, per intenderci laddove c'erano una volta gli uffici dell'ATAF, che da domenica prossima ospiterà questi reperti importanti che sono stati già oggetto di diverse mostre allestite dal comitato. E quando vi dicevo che la memoria non è qualcosa di statico, è qualcosa che ancora possiamo in qualche modo rinvigorire, sulla quale dobbiamo ancora sforzarci per riportare alla luce quello che è possibile, voglio farvi vedere una cosa che ho in casa da tempo immemorabile, da quando sono nato, pensate, una scodella, e che è un reperto che credo che appunto del quale poi farò dono al museo. Questa scodella è stata lasciata a casa mia da una coppia di ufficiali medici, marito e moglie, che requisirono una abitazione, una stanza dell'abitazione dei miei nonni e di mio padre durante il periodo dell'occupazione americana. Perché? Perché dopo i bombardamenti Foggia venne conquistata e l'esercito americano, non solo, ma c'erano anche gli inglesi, gli indiani, pensate un po', furono costretti a requisire un po' di case per provvedere alla loro sistemazione logistica. Naturalmente questa attività, il fatto di vivere poi assieme alle famiglie foggiane, comportò questo scambio di suppellettili, e del quale questo appunto è una testimonianza. I bombardamenti hanno segnato una traccia fondamentale, importante nella storia della città, perché appunto sono stati una cesura di memoria, un taglio dolorosissimo alla nostra identità. Capire fino in fondo quella tragica pagina della storia della città, della quale torneremo a parlare, perché una delle prossime puntate, posso anticiparvelo, sarà dedicato alla indagine che sta conducendo alla Biblioteca Provinciale Maurizio De Tullio, una indagine importante perché si è deciso, per iniziativa dell'allora direttore della biblioteca Franco Mercurio, si è deciso di investigare più nel profondo quelle vittime per dare loro un nome, vittime quindi che escono dall'anonimato e che hanno un nome ed un cognome e che permettono in qualche modo di chiarire anche quell'aspetto un po' critico che in passato non ha mancato di suscitare qualche polemica, ovvero l'esatto numero delle vittime. Vi dico subito come la penso io: che le vittime siano state 22.000, 10.000 o 1.000 o 100 fa poca differenza, perché si è trattato comunque di una dolorosissima cesura di identità, di cultura. Ma perché i bombardamenti degli alleati si accanirono in modo così cruento sulla città di Foggia? Guardate, anche questo dato, anche questa domanda è stata per molti decenni rimasta sospesa. Si è pensato che la ragione principale fosse l'importanza del nodo ferroviario, ed è vero. Si è pensato che gli alleati ce l'avessero con modo particolare con quella che è stata definita fabbrica della morte e che era poi uno stabilimento che all'interno del perimetro della cartiera produceva ufficialmente birra, in realtà sembra che facesse armi chimiche, tant'è vero che quel sito è sottoposto dopo 70 anni e passa, pensate, in questi si sta sottoponendo alla bonifica. In realtà c'è un'altra ragione. È evidente che Foggia era e resta, ecco, questo è un fatto importante, anche conferma quello che dicevo. Sapere il proprio passato contribuisce a capire meglio il futuro. Foggia era e resta una location strategica, soprattutto dal punto di vista aereo.
Questa è un po' una beffa della storia, perché all'epoca Foggia, il tavoliere, contava, pensate, su decine di campi d'aviazione. Alcuni erano veri e propri piccoli aeroporti, alcuni grandi aeroporti come quello di Amendola e quello del Gino Lisa, e il Gino Lisa era al centro di un complesso aeroportuale, il Foggia Airfield Complex, che si estendeva, pensate un po', fino a Bari Palese. Oggi le cose si sono invertite e a Foggia si sta facendo una fatica di Sisifo per ripristinare l'aeroporto e per ripristinare i collegamenti aeroportuali. Allora non era così, e il complesso aeroportuale di Foggia veniva ritenuto strategico dagli alleati. Perché? Perché una volta conquistata Foggia, da Foggia potevano partire i raid aerei che avevano come obiettivo Berlino, e quindi si potevano ribaltare le sorti della guerra. Questa importanza è stata capita soltanto dopo, ed è stata capita grazie agli sforzi, all'intelligenza, alle analisi, agli approfondimenti proprio degli amici del Comitato per il Monumento delle Vittime del 1943. Voglio farvi vedere a proposito un prezioso e breve documento, videodocumento realizzato da Tommaso Palermo, impareggiabile studioso. Una delle prossime puntate sarà dedicato al suo meraviglioso libro sui bombardamenti, che è stato pubblicato grazie al coraggio di un grande editore foggiano, che è Gino Marangelli. In questo documento, videodocumento, Tommaso chiarisce molto bene quale fosse il ruolo strategico di Foggia e del suo complesso aeroportuale e le conseguenze, ahimè, drammatiche che comportò sulla città di Foggia. È il 14 gennaio del 1943 e il primo ministro del Regno Unito, Sir Winston Churchill, si prepara a sedere al grande tavolo ovale dell'Anfa Hotel di Casablanca, in Marocco, assieme al presidente degli Stati Uniti d'America, Franklin Delano Roosevelt. È l'inizio della conferenza di Casablanca, dal nome in codice Symbol. Gli anglo-americani stanno segnando una svolta al corso degli eventi bellici in Nord Africa. Gli sbarchi compiuti a novembre nell'ambito dell'operazione Torch, mentre le forze dell'Asse vengono contrastate in Tunisia, stanno portando i frutti sperati, ed è tempo di far maturare nuovi incontri internazionali e mettere in atto mosse decisive per la vittoria. È in questo clima, ancor prima della fine della campagna di Tunisia, che nasce la conferenza di Casablanca, uno dei meeting più significativi per quanto riguarda l'uso della forza aerea nel Mediterraneo. Le strategie sono ormai nettamente evolute rispetto al precedente conflitto e l'intervento aereo è maggiormente protagonista. A teorizzare questa visione strategica è stato il generale Giulio Douai, grande teorico della guerra aerea, che consacrò le proprie intuizioni nell'opera Il dominio dell'aria. È da ben 3 anni che l'Italia è oggetto di un intenso bombardamento aereo. L'11 giugno del 1940, quasi 24 ore dopo la dichiarazione di guerra alla Francia e all'Inghilterra, gli stabilimenti Fiat Mirafiori diventano il primo bersaglio italiano dei raid inglesi, con 17 vittime. Il 31 dello stesso anno, il primo ministro inglese scrive in un proprio memorandum per il Ministero della Difesa: «Noi dobbiamo bombardare la Germania e l'Italia nella più grande estensione possibile». Si giunge così al 1943 e la prima bomba cade proprio il 1 gennaio a Palermo. Dopo 2 settimane
Churchill aprirà l'incontro dei dieci all'Hotel Anfa. Uno degli aspetti più centrali della conferenza fu rappresentato sicuramente dalle diverse strategie che legavano gli inglesi e gli americani ai bombardamenti aerei. Mentre i primi prediligevano raid notturni a bassa quota, con la possibilità di agire a minor distanza dal bersaglio, ma con l'imprecisione legata alla scarsa visibilità, i secondi restavano saldi alla strategia del bombardamento di giorno, ad alta quota, sostenuta dalla precisione dei sistemi di puntamento. Di fatto, però, anche la strategia americana si rivelava parzialmente efficace proprio per la considerevole altezza dei velivoli utilizzati. Grazie all'intervento del generale Eaker, figura di spicco dell'entourage di Churchill e suo amico, si riuscì ad ottenere che le due strategie agissero secondo scelte tecniche indipendenti. I continui bombardamenti sull'Italia non fanno che dar corpo ai patti presi a Casablanca, e in questa guerra psicologica il nodo su Foggia comincia a stringersi sempre più. Dalla lettera di Churchill a Stalin del 6 aprile 1943. Quando avremo occupato gli aeroporti del sud, saremo in grado di sferrare un incessante e massiccio attacco aereo sui porti e stiamo prendendo tutte le misure necessarie per prevenire una fuga tipo Dunkirk. Questo è particolarmente importante agli effetti dell'operazione Husky. La decisione di sbarcare in Sicilia e procedere poi con la conquista dell'Italia meridionale attraverso la Naples-Foggia Campaign rappresentò un compromesso tra le due potenze, poiché gli Stati Uniti erano favorevoli a concentrare gli sforzi militari in uno sbarco in Francia per aprire un nuovo fronte contro la Germania, mentre gli inglesi puntavano ad uno sbarco nei Balcani per impedire ai russi di impadronirsi di quell'area. Nell'ultima settimana di maggio i bombardieri mettono in atto nuovi ordini stabiliti e vengono colpiti gli aeroporti di Foggia, Napoli, Capodichino e Pomigliano d'Arco. Foggia, dal 1943, entra nel destino comune di molte città italiane, divenendo oggetto di 21 incursioni aeree nel corso di 5 mesi. Dopo il martirio di Napoli, Cagliari, Catania, Palermo e Torino, è arrivata l'ora di Foggia. Il 25 maggio del 1943 si chiude l'operazione Trident, svoltasi presso il palazzo della Federal Reserve a Washington, e l'attacco all'Italia meridionale, come deciso nell'ultima conferenza e negli incontri informali sulla nave Queen Mary, si fa incessante. Gli angloamericani intendono favorire la crisi interna della nazione italiana e la ritirata tedesca verso nord, facilitando gli sbarchi nelle coste dell'Italia meridionale. Ad Algeri ha luogo la conferenza che fa da sipario ai bombardamenti di Foggia, dal 29 maggio al 3 giugno. Negli atti conservati presso il War Cabinet di Londra, la minuta dell'incontro tenutosi il 31 maggio ad Algeri presso la residenza di Eisenhower così descrive lo spirito del primo ministro Churchill. Aveva nel cuore l'invasione del Sud Italia. Foggia diventa l'obiettivo primario. Essa possiede il più grande complesso aeroportuale d'Italia assieme a Gerbini e può costituire una base di partenza per i bombardieri e i caccia destinati a colpire i Balcani, il Nord Italia, la Francia meridionale, la Germania e l'Austria. Da Foggia è possibile, pertanto, effettuare voli a lunga distanza in condizioni meteorologiche migliori rispetto a quelle che incontrano i bombardieri in volo dall'Inghilterra. Da essa, inoltre, parte un lungo raggio d'azione in cui ricade anche Ploesti, il grande complesso rumeno di raffinazione che alimenta i mezzi dell'asse. Prima di far ciò, però, la strategia anglo-americana ha bisogno di liberare i campi d'aviazione foggiani dalla minaccia aerea italo-tedesca. Ne nascerà un apocalittico scontro che vedrà coinvolti alcuni fra i più celebri aerei della Seconda Guerra Mondiale, con grande spargimento di sangue sia in cielo che sulla terra. Dopo appena 3 giorni dalla conferenza di Washington, Foggia vive l'inizio dei suoi bombardamenti. È il 28 maggio.
In questo storico giorno le bombe cadono anche su Livorno e due centri minori del Foggiano, Lucera e Biccari, in agro di Mezzana Grande. Cominciano così i bombardamenti di Foggia. La memoria è importante, però il filo della memoria ogni tanto si decide. Ritessere questo filo, recuperare questo filo, come ho già detto, è estremamente importante per sentirci a maggior agio nel presente che viviamo e per utilizzare questa memoria per immaginare meglio il nostro futuro. Vi ho parlato prima di Maurizio De Tullio, che è un impareggiabile certosino cercatore di tracce del passato, oltre che, posso rivelarvelo, l'autore di quelle deliziose battute che concludono le puntate settimanali di Lettere Meridiane. Maurizio De Tullio fa molte cose nella sua vita, a lui si deve un meraviglioso dizionario biografico che si è occupato di censire foggiani e dauni che hanno fatto fortuna non soltanto nella nostra terra ma altrove, e ne esce un delizioso grande affresco che ci dice quanti grandi intelletti, grandi personaggi, grandi uomini dello sport sono nati da noi, però poi sono andati via. Perché? Perché l'emigrazione li ha spinti a cercare la fortuna altrove. Ed è il caso di un personaggio straordinario al quale Maurizio De Tullio ha dedicato tantissime indagini, tantissime analisi. È un libro straordinario che ha contribuito finalmente a risollevare il velo d'oblio che era caduto per decenni su questo personaggio. È Ralph De Palma. Chi è Ralph De Palma? L'uomo più veloce del mondo. Pensate, è il pilota automobilistico che ha vinto più di tutti, più di Senna, più di Schumacher, più di Hamilton. Però questa cosa non si conosceva, o meglio, si conosceva moltissimo in America, dove Ralph De Palma ha celebrato i suoi fasti e le sue fortune, quasi nulla in Italia e ancora meno a Foggia e nella sua cittadina natale, che era, sapete quale? Biccari, meraviglioso paesino dei Monti Dauni, un comune che spesso io definisco laboratorio della capitanata possibile, perché è un comune straordinariamente ricco di passato, di storie, come dimostra quella di Ralph De Palma, ma è un comune che, tanto per dire, ha dato i natali anche ad un altro straordinario personaggio della nostra terra, che è Donato Menichella, che fu governatore della Banca d'Italia. È ricco di risorse naturali nelle sue viscere, le sue viscere sono ricchissime di metano, e Biccari fu l'epicentro di un altro grande evento del quale parleremo proprio in questi giorni, perché si sta per celebrare il 50° anniversario, ovvero l'occupazione dei pozzi di metano, con la conseguente marcia che poi portò la capitanata, lanciò la capitanata nella sua stagione industriale. Ralph De Palma nacque a Biccari da una famiglia poverissima, così povera che fu costretta a un certo punto ad andare a cercare fortuna in America. Era appena un bambino quando lasciò il suo piccolo comune natio, si imbarcò con la sua famiglia e andò in America. In America manifestò sempre una particolare attenzione per il mondo delle ruote, dei motori, e imparò a guidare i bolidi di allora, vincendo
vincendo più gare di qualsiasi altro pilota nella storia dell'automobilismo. Non soltanto si cimentò, ecco perché si è guadagnato l'appellativo di uomo più veloce del mondo, si cimentò in un insolito record. Allora non era insolito, si facevano queste cose perché pensate cosa doveva essere allora, nel secolo scorso, la velocità. I motori, gli aeroplani, i treni erano appena stati inventati o comunque perfezionati. L'uomo affidava alla tecnologia la sua capacità di volare, di andare veloce, di ridurre i tempi. E Rafa De Palma fu affascinato da questo mito. Affascinato così tanto che si cimentò nel tentativo di battere il record mondiale di velocità e ci riuscì sulla spiaggia di Daytona Beach. Pensate, la sua automobile andò più veloce perfino degli aerei. Questo uomo, questo mito celebratissimo in America, pensate che Enzo Ferrari, il leggendario Enzo Ferrari, si decise a darsi alle macchine, alla velocità, e ha inventato questo miracolo, il miracolo delle rosse, proprio perché era affascinato e innamorato del personaggio di Ralph De Palma. Tutto questo racconta Maurizio De Tullio, lo ha fatto con pazienza, in maniera certosina, battendosi perché dopo la pubblicazione del libro l'Italia potesse riappropriarsi di questo suo campione. Del resto sarebbe interessante anche qui approfondire un altro argomento. Ralph De Palma ottenne relativamente tardi in America la cittadinanza americana, per cui può essere che, dati e statistiche alla mano, sia anche il pilota italiano che ha vinto più di tutti. È un interrogativo sul quale si sarebbe caso forse di tornare. Si è così tanto impegnato Maurizio De Tullio che ha attirato l'attenzione di un regista giovane, simpatico, importante, che è Antonio Silvestre, che ha deciso di dedicare a Ralph De Palma un film, anzi più precisamente un docufilm, e questo è il secondo evento. Il docufilm sarà presentato sempre domenica prossima, domenica 12 maggio alle ore 19 nella sala Bollenti Spiriti di Biccari. Sarà l'anteprima assoluta, è un film che promette faville. Io sono molto legato a Antonio Silvestri, come anche al suo produttore Mario Tani. Antonio Silvestri è originario, la famiglia è originaria di Biccari, Mario Tani è originario di Bari ed è un produttore estremamente coraggioso che ha fatto delle cose molto molto belle, tra cui un documentario che ha riscosso l'attenzione del cinema nazionale italiano, ma anche quello europeo, un documentario sul cantautore Battiato. Cineasti coraggiosi, innamorati del cinema, che hanno deciso di fare un film da questa vicenda, e siamo in grado di mostrarvi il trailer. Torneremo a parlare poi di questi argomenti, perché sono sicuro che recuperare la memoria, rilanciare la memoria, essere più consapevoli della nostra identità è argomento che sta a cuore non soltanto a me, a Lettere Meridiane, a Shanike TV, ma anche a tutti quanti ci seguono. Vi lascio poi con le battute di Madetù, grazie per l'attenzione che mi avete prestato. Ricordo che vidi una fotografia di Raffaele Di Palma e mi sembra avesse vinto la 500 miglia di Indianapolis. Mi dissi, questo è un italiano, perché un giorno non potrei anch'io essere un pilota d'automobili? Tutti gli atti sono stati
una conseguenza di questo sogno dell'adolescenza. Questa è la storia di un uomo che veniva dall'Italia e che fece grande l'America e lo sport. C'è molto di Ulisse in Ralph De Palma. Nel viaggio transoceanico che porta lui e la famiglia in America c'è scritto un destino. Ralph De Palma è famoso per aver vinto l'edizione del 1915 della 500 miglia di Indianapolis. Le sue straordinarie gesta sportive lo imposero all'attenzione planetaria. Per milioni di emigrati italiani sparsi nel mondo, divenne l'eroe internazionale di cui andare fieri. Ralph De Palma nel 1919 tenta di battere il record del mondo di velocità. Sulla sabbia di Daytona Beach, a bordo della Bianca Packard, Ralph De Palma toccò la velocità massima di 149,87 miglia orarie, pari ad oltre 241 km all'ora. Una velocità mai raggiunta in quel momento, neppure dal più veloce degli aerei. L'epopea di De Palma ci insegna che per tagliare i traguardi più ambiziosi bisogna prima di tutto osarli. Questa è la vicenda umana e sportiva di un ragazzo pugliese che rese grande l'automobilismo dei primi del Novecento. Raffaele De Palma, partito bambino e senza grandi possibilità economiche, era riuscito nell'impresa di diventare l'uomo più veloce del mondo. Maltempo, l'Italia con le temperature a rovescio. Un maggio così non si vedeva da dicembre. Ai francesi non interessa più l'italiano nelle scuole. Una riforma lo vuole abolire dai licei. Ora però intellettuali francesi e italiani hanno lanciato un appello per difendere l'italiano, purché non si chiami più Battisti. Silvio Berlusconi ricoverato d'urgenza per una colica renale. Una volta tanto i calcoli non li ha fatti bene. Non c'è più nello spot di Eurospin la bambina che faceva domande. Non sapeva più che cazzo chiedere. Thank you.